Milano, EICMA, stand Harley Davidson, anno 2017, ma per la Softail è come se fosse l'anno zero. Ci spiega perché Giacomo Marzoli, responsabile marketing di Harley Davidson Italia. Anno zero perché siamo di fronte alla presentazione modelli più importante per Harley Davidson negli ultimi anni, ma parliamo di diversi decenni. Una rivoluzione totale perché la nuova piattaforma Softail unisce al meglio delle piattaforme precedenti Dyna e Softail, offrendo uno stile sempre unico ma più potenza, più prestazioni. La piattaforma Softail monta il nuovo motore Milwaukee 8 che abbiamo già visto sui touring dello scorso anno, quindi molto più prestazioni, parliamo di due cilindrate, 1750-1860 centimetri cubici, quindi parliamo di molta potenza. Riviste completamente le sospensioni, faro a LED per tutte, aumentata la luce a terra, quindi si può veramente piegare, modello di punta, il Fat Bob completamente rivisto con uno stile da muscle bike veramente personale e distante dai soliti canoni proprio perché Harley Davidson sta spingendo in diverse situazioni. Oggi abbiamo avuto l'occasione di presentare a livello mondiale lo Sport Glide, quindi il nuovo modello che si presenta come dual purpose, come lo definiscono, ossia adatta sia per i lunghi viaggi che per un utilizzo urbano. Una motocicletta sempre Softail, forcella a steli rovesciati, che monta di serie cupolino e borse a sgancio rapido, quindi in un attimo si può cambiare completamente lo stile di guida. Le sospensioni sono regolabili, si può regolare il precarico con una manopola, quindi in tempo reale, giusto per definire lo stile di guida, che sia un utilizzo singolo piuttosto che col passeggero e con i bagagli. Altre novità sono i touring, che avete già visto, qui abbiamo in più disponibile tutta la piattaforma CVO, quindi Custom Vehicle Operation, modelli assolutamente esclusivi, tra cui Road Glide, che è la prima Harley Davidson che esce di serie con la ruota da 21 all'anteriore. Questi montano sempre il motore Milwaukee 8, ma parliamo di 117 cubic inch, quindi superiamo i 1900 centimetri cubici di potenza. Non manca comunque la piattaforma Sportster e Street, parlando di Sportster, decreteremo il vincitore del concorso Battle of the Kings europeo. Abbiamo 10 moto, c'è anche appunto una moto italiana e vedremo chi ha customizzato meglio, chi ha interpretato meglio secondo dei gusti, insomma, dei giudici, sei giudici esclusivi, tra cui Gilby Clark, quindi il chitarrista dei Guns N' Roses, sarà uno dei giudici di questa manifestazione, quindi vi aspettiamo alle 17 per vedere chi sarà il re.